La data è quella del 27 ottobre, lo si potrà vivere in prima persona a Morbegno oppure seguirlo da casa con la diretta streaming dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 su Telesondrio News, canale 85 del digitale terrestre e sul canale YouTube sportdimontagna.com. Nel frattempo, a 2 settimane dal Trofeo Vanoni, edizione numero 67, un video promo di 90 secondi realizzato da Emanuele Lanfredini e Speed Time Production ha sintetizzato tutto. Il percorso, il tifo assiepato nelle affollate fan zone, le tinte autunnali, il dosso, Arzo, il salto, il tempietto, la via Vanoni e la zona cambio, ma soprattutto le voci dei più grandi protagonisti della corsa in montagna che sui sentieri del Trofeo Vanoni hanno scritto pagine importanti e indelebili di questa specialità. Apre il francese Julien Ranthon, che dopo aver vinto 3 volte il Trofeo Vanoni si è talmente innamorato dell'Italia da imparare la nostra lingua. Il recordman Alex Baldaccini, che ha iniziato a correre il mini Vanoni e non si è più fermato, 5 volte miglior tempo tra l'altro dal 2011 al 2015. Poi la beniamina di casa Alice Gaggi, 2 anni fa premiata per le 15 partecipazioni e sempre al via con il suo magnifico sorriso. Tocca al gallese Matthew Roberts, poi, che ha contagiato talmente tanti amici appassionati di corsa in montagna che quest'anno porterà a Morbegno ben 4 squadre, 3 maschili e 1 femminile. Si chiude con Elisa Sortini, l'anno scorso trionfatrice a staffetta, che riassume il Vanoni in 6 parole: cuore in gola, salto, amici, famiglia, tifo, casa.